Bentrovati. Oggi facciamo un piatto, se vogliamo, domenicale. Un ragù di cortile, un po' insolito. Abituati al ragù col sugo, oggi andiamo con un piatto in bianco. E abbiamo scelto appunto un piatto che sia buono soprattutto. I cui ingredienti, come vedete, sono abbastanza vasti, ma vi garantisco che è davvero semplice la sua preparazione. Nella realizzazione di questo piatto occorre una mirepoix di sedano, carote e cipolla, dell'aglio, delle olive taggiasche denocciolate, dei capperi, della polpa di pollo, della polpa di coniglio, del burro e per la fusa di grana invece occorre del grana padano e della panna. Chiaramente il prezzemolo, del fondo di pollo, olio, pepe e sale. Cominciamo subito la preparazione. Scaldo un filo di olio in una padella antiaderente, nella quale vado a schiacciare anche un aglio in camicia. Ho scelto in questo caso la polpa di coniglio e di pollo, che ho fatto macinare prima in una macchina. Chiaramente è possibile anche procedere con tagli più grossolani, quindi magari tagliarli a cubetti. Aggiungo all'interno la polpa di coniglio e quella di pollo, che lascerò dorare ben bene. Questa è un'operazione fondamentale perché venga a costituirsi la reazione di Maillard, una reazione che intercorre tra le proteine e gli zuccheri della carne, fondamentale perché vengano a formarsi tutti gli aromi e, per intenderci, quella crosticina un po' scura sulla superficie della carne. Vado a rimuovere l'aglio in camicia e tengo la carne in una teglietta a parte. Vado a preparare la mirepoix di sedano, carote e cipolle. Prendiamo delle carote che taglieremo prima a fettine e poi a bastoncini, che a loro volta saranno tagliati a piccoli cubetti. Lo stesso farò con il sedano. E la cipolla. Andiamo a scaldare un filo di olio in un pentolino, nel quale aggiungo prima uno spicchio di aglio schiacciato in camicia e poi la mirepoix di sedano, carote e cipolla. Lasciamo imbiondire appena il nostro fondo di verdure e subito dopo aggiungerò le olive taggiasche e denocciolate. È il momento dei capperi, i quali saranno leggermente sminuzzati. Quando il tutto sarà ben rosolato, vado a rimuovere l'aglio in camicia. Vado ad aggiungere le carni saltate in precedenza. Lascerò insaporire ancora per qualche minuto prima di aggiungere il fondo di pollo che servirà e accompagnerà la cottura del ragù di cortile. Aggiungiamo il fondo di pollo e lasciamo cuocere per circa 30-40 minuti a fuoco basso. Per la fusa al grana vado a scaldare la crema di latte all'interno di un pentolino, con l'accortezza di non superare gli 80 gradi. Aggiungo all'interno anche qualche cubetto di burro e lasciamo sciogliere e scaldare il tutto. Quando la crema sarà ben calda aggiungo il grana grattugiato e stempero con una frusta. Possiamo calare le tagliatelle in acqua già bollente e salata. Vado a trasferire il ragù dalla pentola alla padella.
scolo le tagliatelle e le finisco di cuocere all'interno del ragù. Continuare la cottura in padella insieme al sugo è fondamentale per la pasta perché possa crearsi quell'amalgama, quella consistenza particolare che tiene ben salda e ferma, in questo caso la tagliatella. Il tutto chiaramente è accompagnato dall'olio, quindi l'olio in qualche modo sposa gli ingredienti e forma la giusta cremosità che ci serve all'interno del piatto. Eccoci, siamo pronti per impiattare. Posizioniamo sul fondo la fusa di grana. Sulla quale andremo ad adagiare il nido di tagliatelle. Metterò qualche fogliolina di prezzemolo al momento, aggiungerò un filo di olio e del pepe macinato fresco e il piatto è pronto.